Torta fredda al melone yogurt, ricetta senza cottura, un dolce fresco e cremoso, perfetto per pranzi e cene, soprattutto nel periodo estivo, non può mancare al posto del gelato. Venite con me. Prendiamo i biscotti Digestive e tritiamoli al mixer. Mettiamoli in una capiente ciotola insieme a 80 g di burro fuso. Mescoliamo bene il tutto e mettiamo al centro di una teglia da 24 cm a cerniera apribile ricoperta con carta forno. Livelliamo e mettiamo da parte in frigorifero. Poi passiamo ai restanti ingredienti. Prendiamo un melone cantalupo di circa 1 kg, lo tagliamo a metà e togliamo i semini interni. Una parte la lasciamo intera per la decorazione e l'altra la tagliamo a cubetti dopo aver tolto la buccia. Prendiamo la polpa preparata e la frulliamo al mixer in maniera grossolana, ma se non volete usare il mixer potete tagliare la polpa di melone a cubetti piccoli. In una capiente ciotola mettiamo insieme la ricotta e lo yogurt e aggiungiamo anche i cucchiai di miele, regolandoci anche in base ai nostri gusti. Il miele aiuterà a non far gelificare il dolce in freezer, ma lo lascerà cremoso. Stemperiamo tutto insieme e per finire aggiungiamo anche la polpa di melone frullata in precedenza. Amalgamiamo bene il tutto con un cucchiaio o una spatola. Finire la crema aggiungiamo anche 200 ml di panna semimontata, così da rendere il nostro dolce ancora più morbido e cremoso. Mettiamo nella teglia a cerniera apribile preparata precedentemente, avvolgiamo nella pellicola trasparente e lasciamo in freezer almeno 6 ore a compattare. Quando l'andremo a servire, decoriamo a piacere con il restante melone e le foglioline di menta. Non ci resta che assaggiare. Buona merenda! Per saperne di più, cliccate il link in bio oppure chiedete pure e sostenetemi con un like. Ciao, alla prossima!